Bentornati raga qui Gonzo Jazz Gaming. Oggi ripuliamo le fogne di Last Dion Art in modo efficiente, cioè con roba comune e di tier basso. Vorrei partire proprio dall'equipaggiamento. Abbiamo già dato un'occhiata a cosa porterò nel video sui consigli per le fogne, che ovviamente ti consiglio vivamente di guardare. Ti permetterà di avere le basi per questo tutorial e capirai alcuni dettagli molto importanti che qui non tratterò. Con me ho davvero parecchia roba tra corazze, Glock, armi ravvicinate e soprattutto cure, ma non spaventarti. Solo per questo piano ho usato due piedi di porco, circa un quarto di Glock e macete, più 7 medikit e un po' di armi a due mani. Il resto servirà per i piani superiori che penso verranno trattati in un altro video per evitare una guida stralunga. Come corazza invece va bene una T2, berretto, giacca, jeans, stivali, anche se puoi combattere i viscidi nudo, quindi usala per gli zombie con un po' più di HP. Nella parte iniziale della zona io preferisco un approccio un po' più diretto perché ci sono gli zombie giganti che hanno parecchi punti vita e non abbiamo ancora muri a disposizione per il wall trick. Quindi, per evitare di usare troppa corazza e quando non posso attaccare furtivamente, allora preferisco lasciare il piede di porco per dopo, cioè per quando avrò aperto la prima stanza. Ricorda, il consiglio è di utilizzare la cassa al suo interno come deposito sicuro da usare prima che sali ai piani superiori, altrimenti rischi di perdere tutto, come ti ho già spiegato nell'altro video in cui vediamo anche il perché. Il wall trick però non basterà, infatti gli zombie sono posizionati in modo un po' più complicato e le fogne sono disseminate di cunicoli da cui possono uscire zombie viscidi o tritoni. Stai bene attento perché questi ultimi quando ci colpiscono ci avvelenano per qualche secondo con un DPS abbastanza alto al di là del tipo di corazza che stai indossando. Però una volta che hai preso dimestichezza noterai come questi cunicoli sono piazzati proprio vicino agli zombie giganti che ci danno le spalle, insomma una trappola per chi tenta un attacco furtivo. Ecco, le fogne sono disseminate di trappole che ci costringono a prendere danno. A questo proposito, visto che le tue stanze vicino alla prima scala non contengono bottino ma solo zombie, potresti valutare di non aprirle per risparmiare ulteriormente equipaggiamento. Oppure puoi farlo solo se ci saranno futuri aggiornamenti o dovrai fare eventuali quest stagionali. Insomma, un po' come facciamo per il secondo e terzo piano del bunker alfa, fatto in maniera efficiente, anche se qui si tratta di zombie con pochi HP, è davvero molto semplici, quindi a te la scelta. Non so se ci avete fatto caso, il loot qui è davvero spettacolare, ci sono le nuove risorse che ci servono per assemblare la barca, ragion per cui io ti consiglio di riparare le pompe solo quando avrai ultimato questo task, o a meno che non servano anche per il laboratorio. Certo, ci farà consumare più medikit, ma è sempre meglio rispetto a rimandare l'assemblaggio del tuo motoscafo di qualche giorno. Piccola parentesi. Questa è sì una guida economica, ma il dungeon comunque presuppone la disponibilità del chopper per poter trasportare il generatore al porto. Ciò implica che sei ricco o stai diventando ricco, hai farmato il bunker alfa, hai già a disposizione qualche mod per armi da fuoco o ravvicinate e per te non dovrebbe comunque essere un problema venire qui e pulire tutto di forza. Infatti questo tutorial è per i più neofiti, per quelli che hanno appena assemblato il chopper, e ti aiuterà comunque a muovere i primi passi anche se non hai grandi disponibilità di risorse. Ovviamente raga, ho bisogno anch'io di aiuto per pulire tutto in efficienza, quindi per favore lascia un like ed iscriviti attivando le notifiche, così mi aiuti a crepare di meno quando gioco e posso pubblicare di più. Comunque, su questo incrocio succede la stessa cosa di prima, la stanza di sinistra la potresti lasciare chiusa, e te lo consiglio perché qui c'è anche uno zombie gigante. Potresti dare priorità a quelle di destra dove ci sono due belle casse piene di loot, e come vedi quella porta è proprio bella per fare il wall trick, mamma mia. Bene, siamo praticamente arrivati alla fine, non ci resta che uccidere tutti gli zombie rimanenti, evitare gli ultimi visci di Nabi e svuotare anche l'ultima stanza. Attento perché qui c'è un berserker e come gli altri zombie giganti ma ha più vita, fa più danni ed è più veloce. Io ho usato anche qualche colpo di pistola, ma non è strettamente necessario.
ti basterà fare il wall trick tra un attacco in carica e l'altro per ucciderlo senza rischi. A questo punto penso di non aver dimenticato nulla, ora se hai abbastanza corazza puoi usarla per salire al piano superiore e portare con te il necessario per rubarla in armatura rinforzata quando si sta per rompere. Prima di andare su però posa il loot nella cassa deposito, porta solo ciò che è strettamente necessario, cosa che vedremo nel prossimo video dedicato specificamente ai piani superiori che sono un po' più complicati. Vuoi che questo video esca subito? Lascia un commento ed iscriviti. Qui Gonzo Just Gaming, buona caccia!